911 e benvenuti in questo nuovo video. Sono tornato finalmente, come dire, e sono stato, come sapete, fuori per qualche settimana nella mia casa in campagna, dove tuttora ci abitano i miei genitori, mio fratello, eccetera. Io sono ritornato un po' prima perché, insomma, volevo appunto riprendere le attività, no, regolari del mio canale, eppure perché da qui, insomma, mi viene più facile in generale organizzare qualche battuta di pesca o studiare comunque per gli ultimi due esami che mi rimangono, perché gli altri per fortuna sono andati tutti bene. E per fortuna e per merito direi anche, perché devo dire che è giusto. E che dire, spero che abbiate passato belle vacanze. Ovviamente l'estate, ragazzi, è tutt'altro che finita. Io purtroppo per me possiamo dire è quasi finita, perché appunto dovrò riprendere un po' gli studi. Lentamente, perché per ora ho la testa al mare, ho fatto solo Dio sa quanti bagni mi sono fatto a mare, quanti ancora in queste settimane cercherò di fare negli sprazzi di tempo. E che dire, quindi ecco, sono rientrato qui nella mia sede, no? Ho anche la poltrona comoda, proprio per far sì, appunto, per informarvi, perché alcuni mi hanno chiesto giustamente: ma che fine hai fatto? Dove sono i tuoi video? Ragazzi, state tranquilli, perché pur essendo ancora, fra virgolette, in vacanza, o comunque quasi alla fine delle vacanze, i video riprenderanno, non so a che ritmo, ma riprenderanno ad essere pubblicati sul canale. Quindi parliamo proprio del canale, no, e dei video che usciranno. Allora, innanzitutto continueranno le recensioni, no, sugli artificiali da spinning. Ne ho recensiti, se non sbaglio, un 4-5 o qualcosa in più. Mancano ancora tantissimi artificiali che mi restano da recensire, quelli che possiedo chiaramente, poi per gli altri vedrò in base alle mie esigenze, in base alla disponibilità dei negozi di pesca da cui appunto, da cui acquisto gli artificiali o mi rifornisco di attrezzatura, vedrò appunto di recensire anche poi qualche artificiale nuovo, come un artificiale per esempio che è uscito poco tempo fa. Si tratta del Nemesi 180, che nella sua versione storica 140, il Nemesi 140 è un artificiale che, ahimè, qui da me non è facile da ottenere, anche se oggi poi con internet, diciamo, è molto semplice come artificiale da ottenere, solo che i prezzi sono molto alti e in più ci sono anche le spedizioni da pagare. Quindi per un motivo o per un altro, diciamo, mi sono sempre proiettato su più marche, perché i negozi vicini a me hanno veramente una tale vastità e un tale assortimento d'attrezzatura che comunque mi sono sbizzarrito con quello che avevo a portata di mano, piuttosto che ritirare artificiali che poi sarebbero arrivati magari un domani e dei quali avrei dovuto pagare anche le spedizioni. Ma vi dicevo, appunto, il Nemesi 140 è un artificiale che si è fatto, diciamo, una bella nomina nel mondo dei jerk da spinning, e addirittura ora, da pochissimo tempo, se non sbaglio da circa 3-4 mesi, è nato il Nemesi 180, un artificiale che diciamo estremamente innovativo e del quale parlano bene tutti quanti i principali spinner, soprattutto in ambito italiano. Quindi, che dire, sicuramente più in là provvederò a procurarmene qualcuno. Come altra cosa, sempre riguardante i video che riprenderanno nel canale, anche se vi ripeto non so a quale ritmo, ma state tranquilli che non vi abbandono, il canale continuerà a dare video, ripeto però non so a quale ritmo. Ecco, oltre che quindi le recensioni di spinning, ci saranno battute di pesca, si spera numerose, perché ahimè per quelle ci vuole molto più tempo, come sapete, sia tempo di rendering e soprattutto tempo materiale per poter raggiungere lo spot, andare a pescare e così via. Quindi battute di pesca che saranno bolognese, spinning, light rock fishing, insomma tutte le tecniche che io solitamente pratico, spero di poter fare dei piccoli accenni al surf casting, che non pratico molto spesso, perché diciamo è una pesca da posta, il surf casting, una pesca che mi affascina molto, ma che tuttavia richiede molto più tempo, perché nel surf casting è chiaro che se non si pesca almeno un 3-4 ore, poi per carità può capitare che uno 3-4 ore non prende nulla, poi nell'ultima mezz'ora prendi il ben di Dio, però questo è una variabile, diciamo, un elemento della pesca che ci sta e che rende la pesca sempre più interessante e affascinante. Quindi oltre alle consuete tecniche, vedrò di fare qualche video sul surf casting. Ho due gannine, giusto appunto, che non sono niente male, economiche, nulla di che, però devo dire adatte alle mie esigenze e soprattutto adatte a comunque gli spot che ho, dove non occorre raggiungere grandi distanze per poter arrivare
alla cattura di belle mormore, orate, gronghi e così via dicendo. Quindi oltre vlog, recensioni degli artificiali, battute di pesca, ci saranno anche chiaramente altri video illustrativi dove spiegherò soprattutto una montatura che usavo di più da ragazzo. Adesso la uso molto meno, ma non perché non mi piaccia o non sia divertente, più che altro perché ormai pescando con gli artificiali mi viene più incline a insidiare quei tipi di prede di cui vi parlo adesso, con anguillino o con artificiale. Vi parlo soprattutto delle occhiate o le cestella. Praticamente la montatura di cui poi farò il video si tratta della montatura con il pastoratore e il bigattino, quindi avremo, vi elencherò tutta una serie di elementi e di articoli materialmente, di oggetti, di quindi l'attrezzatura che vi serve per poter insidiare le occhiate e le cestella con pastoratore e bigattino. Ecco, una pesca nuova, diciamo nuova nel senso che non l'ho mai portata nel canale, ma è una pesca che si fa da mo e che io pratico poco, perché diciamo che con il light rock fishing, il light o il light jigging o ancora l'agile fishing è facile insidiare questi predatori anche con l'ausilio di testine piombate o di piccole bombarde o di piccoli sinker come la G-Rocket per esempio, che è un sinker scorrevole del peso di 6 grammi, lungo circa così, e che simula diciamo quella che è la funzione di una piccola bombarda, ecco. Quindi però tuttavia una pesca, quella del pastoratore bigattino, che pur utilizzando le scaviva, quindi essendo al di fuori del mondo degli artificiali, che è quello che utilizzo di più, è comunque una tecnica interessante che ci tengo a portare sul mio canale perché è estremamente redditizia di questi tempi, e i pesci che si riescono a catturare con quella tecnica non sempre sono piccoli, anzi può capitare anche qualche bella spigola o qualche occhiata che rasenti il mezzo chilo, e già un'occhiata di mezzo chilo con terminali estremamente sottili quale può essere quello di uno 012 e ami talmente piccoli da essere per esempio un numero 18, ecco, capite bene che sprizionate, insomma, canne sensibili, fili sottili, tutta questa accoppiata poi dà vita ad una tecnica molto molto divertente. Quindi ragazzi, che dire, sono tornato, come potete ben vedere, e vi chiedo solo un po' di pazienza per appunto cercare di riorganizzare un attimino il susseguirsi delle successive pubblicazioni dei vari video. Vi ho detto più o meno su che cosa verteranno e state tranquilli che non vi abbandono, il canale continuerà sempre a produrre video. Ripeto, non posso sapere a priori il ritmo perché ci sono periodi in cui uno è più incasinato, periodi in cui uno è più libero, e vi dico solo che se fosse per me, se non avessi impegni nel senso né lavoro né studio né nulla, allora mi dedicherei al mare proprio 24 ore su 24, perché come sapete il mare è la mia passione, la pesca è la mia passione, e quindi non c'è modo migliore per me di trascorrere il tempo se non a contatto con il mare, con una bella canna da pesca in mano, come sapete. Quindi vi chiedo solo un po' di pazienza e troverò sempre un po' di tempo per pubblicare sempre qualche nuovo video sul mio canale. Intanto vi ricordo di mettere un bel mi piace alla pagina Facebook. Mancano ancora dei video sulla pagina Facebook, perché la pagina Facebook a cosa serve? Perché mettere mi piace? L'ho già detto altre volte, ma lo ripeto per chi magari sta guardando questo video per la prima volta o comunque lo sente dire per la prima volta, la pagina Facebook è importante perché è il mezzo che io utilizzo per comunicare con voi durante i momenti di stop. Capite bene che fra il renderizzare un video, anche un semplice vlog come sto facendo adesso, o montare un video, caricarlo e così via, è molto più, come dire, dispendioso a livello di tempo, cioè costa molto più tempo caricare, renderizzare e pubblicare un video per comunicare con voi. Invece con Facebook, semplicemente da qualsiasi piattaforma, dal cellulare, dal PC, dal tablet, da qualsiasi punto, io posso comunicare velocemente con voi, rispondo già tanto alle vostre domande, sia in privato che nei commenti, e quindi durante i momenti di stop tenete presente, mettete mi piace alla pagina Facebook, perché appunto pubblicherò degli stati, vale a dire dei post, in cui vi spiegherò appunto il perché magari di quei momenti di stasi, o potrete ricevere aggiornamenti sulle future uscite dei prossimi video, avere qualche piccolo indizio sul prossimo video che uscirà, qualche piccola tip, cioè qualche piccola dritta su attrezzature artificiali, pesca, insomma, è uno strumento molto celere, molto veloce per poter comunicare gli uni con gli altri, me con voi. Detto questo ragazzi, che dire, dal vostro Megadome numero 1 è tutto, io vi saluto, vi ringrazio per il vostro sostegno, siamo quasi arrivati agli 800 iscritti e grazie mille, davvero.
siete veramente fantastici. Vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date, per il vostro, per i vostri infiniti complimenti e apprezzamenti dei video che faccio. Veramente mi riempite il cuore di gioia, davvero. Ci vediamo in un prossimo video e ciao ciao.